signori su Hotel del Mondo. Oggi iniziamo a fare, facciamo due video, questa premessa, e poi ne facciamo un altro, quindi non prolunghiamo troppi video perché altrimenti diventano praticamente noioso. Oggi parliamo un po' dell'hotel. Perché voglio parlare dell'hotel in linea generale? Semplicemente perché molte persone pensano che le persone che vanno negli hotel a 5 stelle, 5 stelle luxury, poi dopo vi spiego che sono le stelle, chi le dà, faremo un po' una linea generale per quanto riguarda gli hotel, che queste persone che vanno in questi hotel, che vogliono l'hotel a 5 stelle, siano solo delle persone ricche, deficienti, che non conoscono praticamente niente, che vogliono spendere i loro soldi perché vogliono il lusso. Allora, non è assolutamente così. Chi va in un hotel a 5 stelle, che ha più possibilità economiche rispetto a tante altre persone che purtroppo non ce l'hanno, però chi va in un hotel a 5 stelle sa benissimo quello che vuole, benissimo. Conosce la qualità delle lenzuola, conosce la qualità degli asciugamani, conosce la qualità dei servizi. Quindi le persone che vanno in un hotel a 5 stelle sono persone che già sanno come funziona in un hotel a 5 stelle. Gli hotel ce ne sono di tante categorie: una stella, 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle, 5 stelle luxury. Quindi ognuno sceglie la sua categoria di hotel a seconda anche della possibilità economica, però comunque ho visto tantissima gente che possibilità economica non ne aveva e voleva la categoria 5 stelle, perché la luxury non se la poteva permettere, però diceva: io voglio andare a fare un viaggio e voglio la categoria 5 stelle. Quindi quello che io voglio dire a tutti quanti voi che la categoria dell'hotel è semplicemente i servizi che ti danno un hotel. Quindi non andate a vedere le persone che sono ricche o non sono ricche, perché vi assicuro al 100% che le persone che sono ricche sono molto più fiduciose delle persone che non hanno i soldi. Loro vogliono praticamente il servizio. Questo è tutto il casino. L'hotel a 5 stelle ha più servizi di un hotel a 4 stelle e quindi automaticamente tu paghi di più. Ma questa è una cosa che voi comunque già sapete. Parliamo un pochettino della storia dell'hotel. L'hotellerista, l'immagine dell'hotellerista è incominciata a partire nel Rinascimento, però noi sappiamo per certezza che l'hotel, come la prostituta, è il lavoro più antico che esiste al mondo. Normalmente quando si dice un lavoro più antico che esiste al mondo, qual è? Si dice subito quello della prostituta. In realtà non è così. Anche l'hotelleria era già nei tempi della Grecia, dei Romani, era formata da una specie di tendopoli e veniva normalmente usata principalmente nelle manifestazioni religiose oppure sportive, in cui in queste tendopoli praticamente c'erano la prima classe, cioè le persone che se lo potevano permettere, e quindi loro avevano una tenda tutta loro personale, quindi con letti, l'acqua e tante altre cose, tanti altri servizi. Anche all'epoca era così. E poi ci stavano le persone che logicamente non avevano tante possibilità economiche e quindi però volevano assistere agli eventi, e quindi andavano in queste tendopoli, dove poi erano tende enormi, dove tante persone dormivano nella stessa tenda. Quindi a seconda del prezzo che tu avevi la possibilità, così affittavi praticamente la tua tenda o il tuo posto. Quindi l'hotel è un mestiere veramente antico, preso piede veramente verso l'età del Rinascimento. Poi negli anni successivi, in cui c'è stata la rivoluzione industriale, quindi incominciano ad aprirsi industrie da tutte le parti, le persone incominciano a migrare, le persone ricche incominciano a viaggiare per acquistare prodotti magari in altri paesi, perché la tecnologia porta anche la possibilità dei mezzi di trasporto, e così ci fu il boom proprio degli hotel.
Quindi incominciavano ad aprire hotel da tutte le parti. L'hotel in fin dei conti che cos'è? È un immobile in cui ci sono delle camere che vengono affittate per un breve periodo da alcune persone, diciamo. Questo è praticamente l'hotel. Quindi verso il Rinascimento ci fu proprio la cosa di far nascere l'hotellerista, proprio il mestiere dell'hotellerista. Ci fu però un piccolo problema: ti doveva dare una categoria a questi hotel, perché ci stavano logicamente sempre le persone ricche che volevano il lusso e le persone povere che non se lo potevano permettere, però avevano bisogno ugualmente di un hotel. Quindi sono incominciate a nascere le categorie. Questo è avvenuto precisamente in un trattato del 1837 in cui si pone agli hotel una categoria. La categoria era quella di dare agli hotel l'informazione dei servizi che lei aveva. Quindi nacquero le categorie e si parlava di categoria 1, 2, 3, 4 e lusso. A differenza di un treno, per esempio, che noi abbiamo la categoria 1, 2 e 3, che la categoria 1 è la migliore, la 2 è così e la 3 è per i poveri, la stessa cosa era, diciamo, era l'inverso per gli hotel, cioè la categoria 1 era per i poveri, la 2 così e così, la 3 per i benestanti, la 4 già per le persone un po' più ricche, e poi ci stava quella là, lusso sfrenato. Io vi lascio immaginare nell'antichità il lusso sfrenato che c'era, come dovevano essere belli gli hotel nell'antichità. Quindi c'era un bel lusso, e quindi le categorie andavano dall'1 al 4 e poi c'era la categoria lusso universale. Verso gli anni 80 si decise di dare, con un altro trattato si decise di dare praticamente le stelle alle varie categorie. Le stelle praticamente informavano le persone che questo hotel dava dei determinati servizi, e quindi praticamente dei servizi che partivano da un servizio più economico fino a diventare un servizio più lussuoso. Quindi le categorie non vennero tolte, assolutamente non vennero tolte, ma vennero aggiunte poi le stelle. Quindi la categoria 1 era una stella, 2 due stelle, 3 tre stelle, 4 quattro stelle, e poi nacque praticamente il 5 stelle, che rappresentava il lusso. Poi un po' più là nacque praticamente il 5 stelle Luxury. Il 5 stelle Luxury è molto 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 più elaborato di un 5 stelle, ha molti più servizi. Nel prossimo video vi farò vedere con uno schema che servizi devono proporre, perché voi lo dovete sapere, che servizi devono proporre gli hotel dalla categoria 1 alla categoria 5 stelle Luxury. Allora, avete mai sentito parlare del 7 stelle? Allora, il 7 stelle non esiste. Il primo hotel che è nato, che si diceva che era 7 stelle, era il famoso hotel a Vela di Dubai. Questo hotel fu chiamato 7 stelle perché i giornalisti non sapevano dare una categoria precisa a questo hotel, perché questo arabo costruì questo enorme hotel in cui ogni camera è 187 metri quadrati, dai 187 a 147 metri quadrati, ma addirittura in alcune suite sono presenti anche i rubinetti d'oro massiccio, i letti che sono molto particolari, le camere sono molto particolari, alcune camere sono addirittura sotto l'oceano. Quindi non si riusciva, talmente che è lussuoso questo hotel, le persone non riuscivano a capire che categoria bisognava dare, quindi si hanno inventato le 7 stelle. Vi dico così perché se voi andate a vedere i loro siti per prenotare la camera, fuoriesce non 7 stelle ma fuoriesce 5 stelle Luxury, perché quello là è un 5 stelle Luxury, come la stessa cosa gli altri hotel che dicono 7 stelle, che sono quelli presenti in Europa, che ne sono due, precisamente uno a Milano sotto la Galleria Umberto e l'altro a Venezia. Quindi sono
due hotel detti 7 stelle, ma in realtà non sono 7 stelle, ma sono praticamente 5 stelle più Luxury. Ok, le altre 2 stelle se l'hanno preso loro con un certificato che io poi dopo vi faccio vedere nell'altro video. Ma non vale perché il vabbè, poi ve lo spiego dopo nell'altro video. Allora, e quindi questo è quello che io ritengo molto importante, che le persone non dovete assolutamente guardare le persone che vanno in un hotel a 5 stelle come se fossero delle persone stupide, perché vi assicuro al 100% che non lo sono. In questo momento ci siamo abbisticciati con la reception perché non hanno portato, dopo 3 giorni hanno portato la biancheria, cosa che non deve assolutamente succedere in un hotel a 5 stelle. Per esempio, stamattina mentre stavamo facendo la colazione, questo qua si è messo a fare l'erba, quindi con il tagliaerbe, quindi tutto questo odore veniva nella sala del ristorante, quindi è una cosa che praticamente in un hotel a 5 stelle non si fa, sono cose che non si fanno. Allora ragazzi, quindi nel prossimo video vi faccio una schermata in cui voi andate a capire cosa serve e che servizi dà un hotel delle varie stelle. Ok, quindi le stelle sono praticamente un'informazione sui servizi che dà l'hotel. Però dalle stelle, quando hanno dato le stelle, praticamente sono nati dei problemi negli hotel. Sono nati dei problemi perché le stelle vengono date da un ente pubblico. Quindi nel periodo degli anni 80 le raccomandazioni, lo zio che è politico, il cugino nipote che è entrato nella regione, e quindi tantissimi hotel riuscivano ad avere le stelle nonostante non avessero la qualità per avere queste stelle. Ovviamente quando hai delle stelle, pensate per esempio a una regione, no, che ha tantissimi solo hotel 5 stelle, è una regione che diventa più ricca, perché in questa regione dove stanno solo hotel a 5 stelle ci vanno solo i ricchi, perché dicono ok, qua ci stanno solo hotel a 5 stelle. Quindi nacquero questi problemi per quanto riguarda le stelle negli hotel. Nel 2008 c'è stato un altro trattato, che io dopo ve ne parlo nell'altro video. Nel 2008 c'è stato un altro trattato in cui diceva che per avere la categoria e le stelle, questa volta non interessava più i servizi, quindi dei servizi che dovevano essere standard, cioè tu devi avere questi servizi per avere la categoria 1, 2, 3, 4, 5 e 5 luxury. Se non hai questi requisiti, questi servizi, tu non puoi avere l'hotel. Ma non solo. È stata fatta anche una misurazione proprio dell'hotel, quindi all'hotel sono state assegnate proprio delle misurazioni standard di camere. Quindi se le camere non soddisfano questo ente pubblico, che poi viene a fare il sopralluogo per vedere se tu puoi prendere le stelle, e quindi praticamente le stelle non te ne danno. Quindi oggi chi apre un hotel è molto più difficile di come era prima. Quindi la stessa cosa vale per chi vuole ristrutturare un hotel. Mo per esempio ci stanno hotel che sono 4 stelle che vorrebbero prendere la quinta stella, devono chiamare questo ente pubblico e ovviamente devono fare dei lavori per avere poi la quinta stella. Allora ragazzi, io vi ho fatto questa visione generale. Nel prossimo video andremo a realizzare un vero e proprio schema in cui voi dovete assolutamente sapere cosa vi aspetta e quello che dovete avere come servizi di un hotel. Ok? Quindi ciao a tutti, alla prossima, e poi dopo quest'altro video che andremo a caricare iniziamo poi con i video dei vari hotel che andiamo a vedere nel mondo. Ciao a tutti!